asciutta l'ossa d'Andrea, terra la fontana dell'acqua buia. E anda, e anda, e... Il Mediterraneo è mille cose al tempo stesso. Non un passaggio, ma innumerevoli passaggi. Non un mare, ma una successione di mari. Non una civiltà, ma più civiltà l'una sull'altra. Il Mediterraneo è un antico crocevia. Ispirandosi alle parole di Fernand Braudel, è stato presentato questa mattina a Palazzo San Giacomo il progetto Napoli per Fabrizio De André, Creusa de Ma ricantata in napoletano. Nato in seguito alla riscrittura di Teresa Desio della canzone dialettale più famosa di De André, è promosso dal Comune di Napoli con il Club Tenco e la Fondazione De André. Dopo un preludio il 13 settembre con le cover dei Faber Quartet, nel cortile del Maschio Angioino, lunedì 14 e martedì 15 settembre, sette interpreti napoletani riproporranno la scaletta dello straordinario disco del 1984 nella nuova versione napoletana. Artisticamente abbiamo lanciato un piccolo bando, che non era facile, perché cantare De André, lo lascio immaginare a voi, è un confronto terrificante. È venuta fuori una pattuglia eroica che ha saputo mettersi in gioco, provare e riprovare, e che tutto sommato rappresenta, per quanto riguarda Napoli, anche un fermento che noi stessi, non napoletani, non coglievamo. Insomma, sono sette artisti che dovrebbero riuscire a rappresentare il mondo di Fabrizio in una versione molto molto riletta e non rifatta. L'operazione si avvale della consulenza artistica di Dori Ghezzi, che ha ricordato l'amore di Fabrizio per Napoli e lo stretto legame fra le culture anche attraverso le rispettive lingue. Realizzata nell'ambito di Estate a Napoli 2015 e pensata per destinare il ricavato del disco registrato dal vivo a Medici Senza Frontiere, l'iniziativa vuole accentuare il lato inclusivo delle culture mediterranee, con quella mulattiera del mare cantata da Fabrizio che assurge a simbolo delle rotte antiche e nuove e del dialogo. Nel momento in cui la crisi di alcuni valori, di alcuni fondamenti stessi della costruzione europea si mostrano in tutta la loro drammaticità, le città col loro patrimonio, con l'accumulo del patrimonio di civiltà che le città del Mediterraneo possiedono, possono svolgere la funzione di ricostruire una cultura intermediterranea in cui le radici della nostra civiltà, i valori della nostra civiltà possono camminare, scorrere e reincontrarsi appunto attraverso l'arte, la cultura e la musica.